Gesù non è indifferente alla vita di nessuno. Commuoversi, questa parola in greco, la relazione con le viscere di una madre, dove la madre si muove con, commuove, la madre si muove con il suo figlio. Cioè nelle viscere di Gesù, nel profondo di Gesù, c'è un muoversi insieme a te e a me, insieme ad ogni uomo. Muoversi con, cioè entrare in una relazione così profonda, così intima come quello di una madre con il suo figlio, con il figlio che porta in grembo. Non so se mi spiego che tipo di amore appare in Gesù Cristo. Che cosa hai vissuto ieri? Che cosa vivrai oggi? Che cosa hai vissuto in tutta la tua vita, ogni giorno, ogni istante della tua vita? Hai vissuto il rifiuto? Hai vissuto l'umiliazione? Hai vissuto che tuo padre non è quello che tu, che la tua carne avrebbe sperato? Che tuo padre non riesce a darti quello che tu, che il tuo cuore desidera, e quindi hai cominciato ad esigerlo, hai cominciato a giudicarlo, hai cominciato a mormorare contro di lui, hai cominciato una guerra con lui che sono anni e anni che porti avanti. Perché? Perché non riesci a saziare la tua fama, la tua fame? Perché tua madre vive una crisi esistenziale profonda, forse in menopausa, forse ha dei problemi con tuo padre che tu non conosci, profondi, e non riesce anche volendo, non riesce ad accoglierti, ad ascoltarti come tu vorresti, come il tuo cuore esige, e per questo ti sei messo a fare stupidaggini, ti sei coperto la faccia di piercing, tatuaggi, atteggiamenti sfrontati, di sfida. È questo che ti sta muovendo per questo, ti stai muovendo per avere giustizia, perché gli altri si accorgano di te, perché gli altri ti amino, perché gli altri ti accettino. Stai cedendo a compromessi anche terribili, forse col tuo fidanzato. Senti dentro che non puoi darti così. Quanti fidanzamenti si vivono basandosi sul rapporto sessuale? Quella libido, che quella attrazione, che quello che si scatena anche chimicamente, poi diventa difficilissimo controllarlo, diventa il fulcro di tutta la relazione. Per cui esci per andare a comprare non so che cosa, ma stai pensando poi, quando rientri, a fermarti in quel posto, in macchina, in un posto più solitario, eccetera, e consumare quello che la tua carne poi esige, perché è come una droga, che lì si sta toccando qualcosa che viene da Dio. La sessualità viene da Dio. Quello che sta muovendo con la tua fidanzata cos'è? È poter avere dei rapporti intimi, carnali, che sazino il tuo bisogno ormai scatenato. Vivi così, è questo che ti muove, il denaro, perché il denaro ti dà la possibilità di essere importante, perché il denaro ti dà la possibilità di comprare, di vestire, ti dà un potere. Cos'è che ti muove? Quell'ingiustizia che hai subito, che hai patito, contro la quale stai lottando in tutte le circostanze della tua vita. Non riesci a vedere niente altro che ingiustizie nel mondo, nella società, persone che hanno subito un'ingiustizia, forse la morte di una persona cara, forse la morte del padre, forse la morte della madre, forse un fallimento, anche da piccoli, che in quel momento sembrava chissà essere superato, forse in quel momento neanche era così evidente, ma che si è piantato dentro, forse aver visto i tuoi genitori litigare, separarsi o separarsi in casa, forse nella scuola, forse un amico che ti ha tradito, una fidanzata che ti ha lasciato, la quale tu avevi messo tutta la tua vita. E allora quello che ti muove ogni giorno è la lotta contro l'ingiustizia, nel condominio, contro l'ingiustizia nella politica, contro l'ingiustizia all'ufficio postale, contro l'ingiustizia sul lavoro, contro l'ingiustizia nelle persone che stanno accanto a te in autobus. In ogni circostanza tu ti specchi. E questo che ti muove? Cioè fai parte delle pecore che sono senza pastore, che si muovono ciascuna per conto suo. Avete visto delle pecore che sono senza pastore? Vagano, cercano, mangiano, si guardano, si cercano, poi si lasciano. Interessante, un gregge che è senza pastore si disperde, manca la luce, manca la guida, manca qualcuno che si prenda cura di loro. Le pecore sono nate per stare in gregge e per essere accompagnate da un pastore. Una pecora senza pastore non vive, è la sua natura. Questo è così vicino all'uomo, che senza Dio non può vivere. Ti muovi così, io mi muovo così, come una pecora senza pastore. Ebbene, Gesù si commuove per chi lo precede, per chi forse con gesti assurdi nella vita, come magari i tuoi figli, come magari tuo marito, come magari tua moglie, precede Gesù Cristo, vede Gesù Cristo passare, vede Gesù Cristo andare, cioè vede persone che si amano, vede Gesù con i suoi discepoli, cioè vede Gesù con la Chiesa che predica e annuncia il Vangelo, vede e ascolta, ha avuto dei segni, dei miracoli, ha visto dei segni
segni, dei miracoli, ha avuto notizia, ha visto forse che suo cugino, che forse quel suo amico, quel suo collega, la vita gli è cambiata. Gli apostoli che precedono Gesù Cristo, ci sono molti modi di precedere Gesù Cristo, molte volte anche per attaccare la Chiesa, per attaccare i preti, per attaccare, ci sono dei modi, modi che forse anche tuo figlio ha, attaccando te, perché vai in Chiesa, perché fai parte di una comunità cristiana, ti precedono, cioè quello che li muove è precedere Gesù Cristo, quello che muove delle pecore senza pastore è la ricerca inconscia, molto spesso inconscia, nascosta, la ricerca del pastore, come un figlio che non ha conosciuto sua madre, cerca sempre la sua madre, cerca sempre suo padre, lo cerca nella fidanzata, nella moglie, nel fidanzato, cerca uno che dia un senso alla sua vita, che la possa prendere in mano, che la possa guidare, che la possa consolare, cioè possa entrare nella sua solitudine e riempirla, qualcuno che dia un senso al suo fallimento, qualcuno che gli impedisca di suicidarsi, qualcuno che gli strappi dal suicidio, dell'alcol, della droga, del gioco, del branco, del gruppo, da quella situazione angosciante di peccato, tutto quello che ci muove, anche quel sentimento di giustizia, quella lotta contro l'ingiustizia, tutto quello che ci muove, l'amore agli animali, tutto quello che vi ho detto prima, in fondo è quello che muove le pecore senza pastore, per questo precedono Cristo. Attenzione, un peccatore precede Cristo, uno che fa cose assurde, uno che sta sempre adirato, sta precedendo Cristo, lo precede, lo aspetta. Gesù che si commuove, si muove con ogni persona, lo sa, Gesù si è mosso con i tuoi passi, si è mosso con te, in tutti i momenti, in tutte le cose che tu hai fatto, anche nei peccati, è sceso lì, ti è venuto a cercare lì, non ti ha abbandonato un istante, Gesù si è fatto uomo, Gesù si è fatto l'ultimo, questo è il suo riposo, cioè cos'è il riposo nella scrittura? Il compimento di una missione, il primo riposo qual è? Quello di Dio, nella creazione, dopo aver creato Dio si riposa, questo è il riposo di un apostolo, lo stesso riposo di Gesù Cristo, dice andiamo verso un luogo deserto, luogo deserto in ebraico, deserto, è una parola che ha relazione con la parola, con Dabar, colto della parola, infatti se leggete tutta la scrittura, si parla del deserto come del luogo del fidanzamento, del luogo dove Israele ha potuto conoscere il Signore, dove ha ascoltato la parola, dove ha visto il Signore e non è morto, sul Sinai, dove ha ricevuto la Torah come il sigillo dell'alleanza, dell'intimità profonda. Il deserto è il luogo dove non c'è da mangiare, non c'è da bere, durante 40 anni una generazione intera camminando per sperimentare quello che c'è nel cuore, quello che c'è nel cuore veramente dell'uomo, che non può obbedire, che è debole, che è una pecora senza pastore e che non può vivere soltanto del pane, ma soltanto di quello che esce dalla bocca di Dio, cioè dalla parola. Questo è il riposo, Dio che consegna, che annuncia la sua parola, Dio che stringe un'alleanza, questo si compie in Gesù Cristo, in questo Vangelo. Dopo la missione, Gesù porta i suoi discepoli in un luogo deserto, in disparte, per riposarsi, cioè per entrare nel suo stesso riposo, nel sabato, oggi è sabato, nel Shabbat, e lo Shabbat che cos'è? Cos'è il riposo? Lasciare se stesso nelle mani di Dio, è un paradosso, è non fare nulla, ma proprio nulla, 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 la tomba dove Gesù Cristo è sceso. Ecco cos'è commuoversi per Gesù, ecco cos'è il riposo di Gesù è commuoversi, muoversi con, entrando nella morte, entrando nel fallimento, entrando nella frustrazione, entrando nel rifiuto, entrando nella morte che è conseguenza del nostro muoverci, spinti dal peccato, dalla concupiscenza, dalla ribellione, dall'egoismo, dalla superbia, innescata dal demonio, interpretandoci la vita come una grande ingiustizia nella quale Dio non appare e se appare è indifferente a noi. Allora Gesù riposa, cioè è come mosso, attirato dal tuo sepolcro, è quel luogo deserto dove porta i discepoli, gli apostoli, il deserto di ogni uomo, per far ascoltare a ogni uomo la parola, per questo dice, vide, si commosse, perché erano come pecore senza pastore, senza qualcuno che gli desse una parola di vita, senza che nessuno gli desse la parola fatta carne, Gesù Cristo, la parola, i sacramenti che sono Gesù Cristo fatto carne, senza nessuno che gli annunci la verità, ma come? Muovendosi con, entrando lì dove le persone sono, muovermi verso di te, muovermi con te, sui tuoi passi, raggiungerti dove tu sei e parlarti, guardarti negli occhi. Questo è il sabato, Dio che scende a riposare dove tu hai fallito, dove tu non riesci a riposare perché sei morto, perché stai angosciato. Cristo viene lì, allora puoi sperimentare il vero, autentico riposo, incontrare Cristo laddove tu sei, sperimentare che Lui si è mosso con te, che non ti ha abbandonato neanche un istante, che anche mentre stavi peccando col tuo fidanzato, anche quando stavi peccando con mormorazione, ira, giudizio, Gesù Cristo non ti ha giudicato, Gesù Cristo non ti ha abbandonato, Gesù Cristo non ha fatto quello che tu hai fatto, anzi, era lì, è lì, prendendo su di sé, nella stessa tomba dove sei precipitato, nella stessa solitudine che ti separa dagli altri, una volta incontrato
sperimentato il suo amore nella Chiesa, in questi apostoli, in questa comunità cristiana che ti viene a cercare. Una volta sperimentato questo nella liturgia, nella predicazione della parola, un cammino serio di fede, diventi parte dei discepoli di Cristo. Allora quello che ti muoverà sarà la commozione. E questo è un miracolo grande. Vivere mosso dai passi degli altri. Lo puoi fare perché dentro le tue viscere c'è la vita di Gesù Cristo. Puoi amare veramente tuo marito, cioè puoi muoverti con lui, puoi avere pazienza come Gesù Cristo ha avuto con te, puoi non esigere con i tuoi figli, puoi muoverti con loro, puoi entrare nelle loro sofferenze, puoi scendere riposando, cioè il tuo riposo non è il muoverti nevrotico per salvarlo, per dirgli perché debba fare quello che tu dici, per tuo marito, perché tua moglie, perché i tuoi figli, perché tuo nipote, perché no. Tu riposi morendo nella morte di tuo figlio, muovendoti con lui, perché è dentro Cristo, e scendi dove lui, e lì gli parli, e lì gli annunci, gli dai la parola, gli insegni molte cose, cioè gli annunci la verità con la tua vita. Gesù Cristo può annunciare a te, può annunciare a me, qualsiasi cosa, la parola della verità, anche la più dura che denuncia il tuo peccato, perché accanto c'è la salvezza, la porta del paradiso aperta, per questo tu puoi ascoltarlo, perché lui ti apre contemporaneamente la porta sul cielo, cioè la sua carne scesa dove tu sei, la sua carne offerta per te, il suo amore infinito per te, che si è mosso con te, è la prova sulla quale tu ti puoi appoggiare per credere, convertirti e tornare a casa. Così è con tuo figlio. Se tuo figlio non ha una prova di essere amato, non può ascoltare. Se l'apostolo, che sei tu, padre, madre, prete, quello che sia, non scendi, non ti muovi con le persone alle quali parli, tutto è vano. Puoi dire le verità più grandi, le distruggerai invece di salvarle. Gesù insegna perché dove sono le persone, dove le persone l'hanno preceduto. Gesù Cristo sa che le persone lo precedono. Tu sai che tuo figlio sta precedendo Gesù Cristo? Tu sai che tuo marito, facendo così, sta precedendo Gesù Cristo? Forse no. Allora oggi puoi sperimentare che tu lo stai precedendo. Cioè quello che ci muove è il desiderio di lui, e lui ci sazia. Lui dà compimento e soddisfazione al nostro desiderio di essere amati, tendendo le braccia e dando se stesso. Questo è l'insegnamento, questa è la cattedra di Cristo, la croce. Oggi ci attira lì, oggi ci attira nel suo riposo in questo sabato, oggi ci attirerà nell'Eucaristia, in questo suo mistero di morte e risurrezione. Scende per farci risorgere. E chi vive questo, chi sperimenta questo, a poco è trasformato egli stesso in questo mistero di amore infinito, di compassione per chi gli è accanto. È un padre secondo la volontà di Dio, che sa compatire, cioè che sa commuoversi di questo hanno bisogno le persone che stanno accanto, di questo ha bisogno il mondo. Per questo sei stato scelto tu.